Se vogliamo invece fare un ragionamento, spero di poterlo dare l'11 ovviamente, e se vogliamo fare invece un ragionamento sul perché abbiamo, diciamo, dato una mano anche per la realizzazione di quest'opera, perché abbiamo sposato il progetto che ci ha presentato Giorgio che ha un valore importante, deriva soprattutto dal fatto che, come avete detto, noi siamo abituati a conoscere delle persone celebri, quello che si vede all'esterno, a quello che come spettatori tutti noi in qualche modo viviamo, e non abbiamo mai, o poche volte, la capacità invece di pensare che tutto sommato sono persone come gli altri. Tutto sommato hanno un vissuto, hanno una storia, hanno dei valori e nel caso di Gigi Riva forse ne hanno qualcuno in più. E benché sia un personaggio popolare, nel senso che tutti a Cagliari conoscono, ma credo che quasi tutti, a parte i più giovani, giovanissimi, sia anche capitato di incontrarlo per strada, di poterci scambiare qualche parola, rimane il fatto che quella che è l'essenza della sua storia, l'uomo proprio, la persona, Gigi Riva, è uscita solo, probabilmente in minima parte, una persona che ha fatto sicuramente una scelta di vita, che ha rinunciato scientemente e senza che potesse apparire come un grande sacrificio a poter avere fortune economiche sicuramente migliori di quelle che ha avuto e che si è immedesimato invece con la storia di un popolo. E questo secondo me è l'aspetto più interessante che sono personalmente, penso che siano tutti curiosi di vedere. Poi, se invece pensiamo ai giorni nostri, magari saremo, sono da tifoso, dico, avrei la speranza di vedere un Gigi Riva in campo, magari ci può aiutare a risalire la classifica di cui, diciamo, abbiamo sicuramente bisogno in questo momento. Valentina, grazie, grazie a te. Che è una commistione di tanti elementi, il racconto, il teatro, la recitazione con Luca Ward, ma anche la musica, le luci, insomma, tanti elementi che vogliono omaggiare un aspetto del Gigi Riva, non più calciatore, ma Gigi Riva intimo, il Gigi Riva privato, con un suo vissuto anche molto, molto difficile, come tanti di noi sanno. È proprio quel vissuto difficile che per lui è stato un elemento di riscatto, sono davvero un esempio, a mio avviso, per tanti giovani, proprio per far capire che dalle situazioni difficili possono nascere poi delle grandi storie. E questa grande storia oggi si chiama, Gigi Riva. Gigi Riva, che è un mito, talmente duraturo che non può certamente ridursi a un'epopea calcistica certamente passata, ma della quale tutti quanti abbiamo un grandissimo ricordo. E quindi, insomma, è opportuno che l'arte promuova il personaggio, l'uomo Luigi, l'uomo Gigi Riva, proprio perché è anche il simbolo di un sentire collettivo, che è poi il sentire di una Sardegna vincente, una Sardegna dalla quale tutti alla fine si riconoscono, perché Gigi Riva è il mito per eccellenza, non solo sardo, ma direi il mito mondiale. Grazie. Quello che è rilevante è il ruolo dello sport, che comunque è un canale di comunicazione, uno strumento di comunicazione molto importante, lo dimostrano gli eventi sportivi su cui ha puntato l'assessorato al turismo, su cui ha investito, che hanno avuto un ruolo importante nell'economia del territorio e che sicuramente avranno una ricaduta importante anche negli anni a venire. Quando si utilizza lo sport come un linguaggio universale che arriva dappertutto e arriva a tutti, unito poi a una figura come quella di Gigi Riva, che unisce all'immagine di una bella isola, un messaggio carico di, utilizzando il suo linguaggio, quindi carico di sentimento, quello che lui prova per la Sardegna e dove ha deciso di abitare, di far nascere i suoi figli e di legare la sua carriera. Come diceva, il sindaco Truzzo, ha sicuramente rinunciato a dei compensi molto più elevati per comunque restare in questa terra di cui si è innamorato. Quello che contraddistingue un campione di questo calibro è proprio la sua sensibilità,
e la sua semplicità che non è mai venuta meno, nonostante appunto la notorietà che ha avuto in tutti questi anni e che avrà negli anni a venire, e dimostrando appunto vicinanza ai cittadini. Proprio per questo i sardi sono legati a lui affettivamente. E a questo proposito vorrei raccontare un piccolo aneddoto che lo lega effettivamente alla mia famiglia. Mio fratello durante l'infanzia subì un lungo ricovero e per caso incrociò Gigi Riva nei corridoi dell'ospedale. E lui si fermò, scambiò due parole con questo bambino, ma non si dimenticò di lui, ritornò dopo qualche giorno e gli portò in dono la divisa del Cagliari, quindi regalando ad un bambino che in quel momento soffriva una gioia immensa. Ed è proprio questo di Gigi Riva che lo lega profondamente al nostro territorio, quindi non può che essere assolutamente un brand ambassador d'eccellenza, perché porta con il suo linguaggio un'immagine bellissima della nostra terra legata appunto ai sentimenti che lui prova per la Sardegna. Grazie. La musica per noi e per tutti è un'esperienza a cui non ci possiamo sottrarre. La musica, il suono, siamo immersi nel suono fin dalla gestazione, quando siamo dei piccoli uomini. E tutto questo forma per noi un mondo interiore molto forte, intangibile, sicuramente intangibile. La musica è una Madeleine che è invisibile, ma scava profondamente. Quindi i suoni, le musiche non fanno altro che in un evento come questo scavare nell'intimo e sollecitare l'intelligenza emotiva di ognuno di noi, veramente è impossibile sottrarsi, quindi è davvero per noi, e con l'aiuto di Christian, un'occasione preziosa per esprimere qualcosa che forse le parole non riescono ad esprimere, ma che le sostiene nel mondo più profondo. Il grimaldello, come ha detto lei, il passepartout per l'accoglimento della maniera possibile di quello che sentiremo e vedremo. Siamo partiti sicuramente da delle idee, da dei concetti e da delle emozioni. Avevamo anche dei materiali già proposti da Giorgio. Quindi si è trattato di far convivere anche diversi mondi e diverse estetiche, perché la cosa interessante di questo team di lavoro, adesso poi dalla settimana prossima ci sarà già il contributo anche attivo degli strumentisti, ma già come abbiamo durante tutta l'estate, sono mondi diversi, quindi provenienti da esperienze musicali, artistiche diverse, estetiche completamente diverse. Grazie a questo lavoro sulle emozioni, su queste idee, appunto sono sia idee, emozioni, ma sono scene. Questo progetto nasce durante una riunione per un altro progetto, la realtà è così. Eravamo con alcuni dei miei collaboratori, a un certo punto è come se avessi avuto un flash nel vedere Riva oggi, semplice. Da lì la testa poi ha iniziato a incuriosirsi rispetto a tutto quello che poi è stato pubblicato fino ad oggi su una figura così grande, però ha avuto un'esigenza, direi personale, creativa ma personale, che era quella di andare a capire cosa c'era dietro lo sguardo di quest'uomo, gli occhi proprio. E così, nei mesi, un lavoro durato mesi e mesi, abbiamo aperto una sessione creativa nello studio, abbiamo sondato chi, come e quanto ognuno dei collaboratori conoscesse Riva oltre lo scudetto, quindi oltre quello che di storico è quasi impossibile ad oggi ha fatto, e si è aperto un mondo. Un mondo che abbiamo ritrovato nelle sue dichiarazioni. Io sono assolutamente grato e mi sento, come anche dichiarato, privilegiato
nell'aver avuto la liberatoria poter sviluppare questo progetto, che è un progetto artistico, ma ha un'importante chiave ontologica, cioè proprio legata all'essere. È parte una domanda che ci accomuna a tutti: chi sono io? Perché vivo? È chiaro che nella realtà di Riva parliamo di un uomo che ha avuto successo, fama, gloria, anche potere, soldi. Però mi sono posto un dubbio, quanto questa fosse una risposta al chi sono io e perché vivo. E da lì abbiamo iniziato a strutturare, destrutturare, ristrutturare quello che poi è l'opera Luigi. Il nome è proprio l'elemento più semplice. Lui nasce e lo chiamano Luigi, come a me hanno chiamato Giorgio. Quello che poi la vita, no, ci presenta, sì, è anche conseguenza delle azioni, dei fatti, ma anche del destino. Nel caso di Riva sappiamo tutti qual è stata l'infanzia, l'adolescenza difficile, legata alla sofferenza, no? Ai lutti, a tante dinamiche che molti sapete, poi verranno ripresentate anche nell'opera. Però il problema non è creare un progetto che abbia come dire, una commiserazione nei confronti di quest'uomo, ma un'immedesimazione, cioè faccio una...